Serra Ancagono Estival Versus, la guida che pianificavo da fare da più di un anno finita a tempo record, nel 100% e nel migliore dei modi. Ora sento un gran vuoto dentro di me. Ma come promesso, eccovi il seguito di Tomb Raider 2 col teatro dell'opera. Ragazzi, ve lo siete proprio meritato, ve lo devo dire. Ve lo siete proprio meritato. Qui c'è un sicario della fiamma nera che inizia già a spararci. Guardate come se ne sta lì tutto bello beato, dove lui ci può prendere ma noi no. No, ecco, qualche altro passo. Su, pezzettino di merda. Siamo ora in situazione di parità, ecco. Lui non può prenderci, io non lo posso dare. Qualche altro passettino. Su? Ma si può? Cioè, allora proprio veramente questo è. Una cosa di poco impossibile. Intanto lui mi può prendere, io no. Dai, muori! Cristo, alla fine ce l'ha fatta. Ragazzi, comunque, ve lo siete proprio meritato questo, il continuo di questo let's play, perché l'avete seguito in tanti con costanza e molto interesse, presentando interesse a situazioni, personaggi e situazioni. No, forse situazioni l'avevo detto prima. Mi scordo le cose già dopo 2 secondi di parlare. Vedete, comunque, c'è da dire che gli youtuber americani hanno un culo della Madonna quando fanno i walkthrough. Perché ho appena visto un walkthrough del teatro dell'opera così per vedere se ciò che devo dare. Allora, giusto, è quello lì il tizio che l'ha fatto. Ovviamente il sicario l'ha ammazzato in 2 secondi, che se ne stava lì tutto bello scoperto, senza subire danni, e vabbè. Io invece, l'esatto opposto. Quando poi noi facciamo i walkthrough, ci riscontriamo problemi già dal caricamento. Qui abbiamo dei giocai, misi un po' a individuare che qui c'era un interruttore, permettelo perché è importante. Ah, ragazzi, con Serra Ancagora Versus mi avete reso lo youtuber più felice della rete. Era la guida, come sapete, a cui tenevo di più in assoluto, e voi l'avete seguita, come ho detto prima, con costanza, mostrando interesse per ogni cosa. E mi avete fatto quindi lo youtuber più felice della rete. Ed era dai tempi di Spyro the Dragon, quindi quando io non avevo ancora conosciuto Dingo Dino e A-Style. Che non succedeva che più di 3 persone seguissero un let's play. Questa, ragazzi, è una cosa dir poco incredibile. Siamo ritornati praticamente ai miei tempi d'oro, quando mi seguivano ancora in tanti. Ora qui, eseguiamo un piccolo salvataggio perché proprio non mi va di rifarmi tutta una scalata, sapete? Certo, è venuto un po' più lungo di quel che mi aspettavo, Estival Versus. 52 episodi, è perché sono riuscito a fare qualche missione, più di una missione in un video, se no venivano massimo 59 episodi, 58 per le missioni e uno per il finale. E ne ho caricati due al giorno perché sì, 58 giorni di Serra Ancagora non penso che io le avrei retti, ma voi non credo proprio. So che dopo un po' vi stufate di una guida e volete altro. E perciò è quello che ho cercato di fare. Serra Ancagora in veramente poco tempo. L'energumeno col bastone di ferro. Oh, muori, cazzo. Ah, un altro! Credevo venisse dopo aver preso la chiave. Vai. E anche stavolta senza subire danni. Dai, ce la stiamo cavando. Visto quanto è ostico questo livello. Ah, bene, abbiamo 4 medikit piccoli adesso. Sì, perché questo livello teatro dell'opera, ragazzi, è uno dei più ostici in assoluto. Ah, ecco, si è riaperta qui questa porta e ci ritroviamo ancora una volta alla scalinata. Dobbiamo ritornare al punto di partenza ancora una volta. Giù a rifare tutto allora. Questo livello è uno di quelli che odio di più in assoluto. Ricordo la prima volta che da piccolo lo giocai. Tempo impiegato nel filo 2 ore, 15 minuti e 46 secondi. Feci una foto con la fotocamera, che a quei tempi non c'era ancora la foto di cellulare con fotocamera. Mamma mia. Una cosa mostruosa. Quando il tempo stimato di questo livello, se non ricordo male, è tra i 40 e i 45 minuti. Mamma mia. Comunque non penso di finirlo in quel tempo là, ci metteremo giusto un po' di più. Anzi, un piccolo obiettivo che mi propongo è di finire questo gioco con un tempo totale
battendo il mio record personale che è di 12 ore 5 minuti e 49 secondi. Non mi ricordo, ma ho la foto su, ho una foto sul cellulare che indica il mio record in quanto ho battuto questo gioco. Vediamo di finire di battere il record, il record personale. Prendo tutti i segreti, ovviamente, questo è certo. Allora, adesso dovete... questa casetta rotta la vedete, mandate lì su quello spiazzolino di tetto. Ora aggrappiamoci qui indietro. Scendete fino a qui dove c'è il tetto. Giù. È fatto! Adesso i vetri rotti qui... Questi vetri rotti qui per terra sono l'equivalente degli spunzoni in Tomb Raider 1. Quei spunzoni bianchi con la punta rossa esaminata. Ecco, sono l'equivalente. Quindi non andate troppo alla svelta, che se no morirete infilzati. Allora, lì c'è un canale d'acqua totalmente inutile. Dobbiamo proseguire per di qua. Sì, ecco. Per di qua. E troveremo una porta chiusa a chiave. Usiamo la chiave, la chiavina, la chiavattola, chiavettolina, chiamala come ti pare, chiava casellatina, ecco, facciamo, per darle un buffo soprannome, per aprire questa porta, vai. Se non altro, ah, com'era la selezione rapida per i bengala? No, no, ah, giusto, ecco, semplicemente un tasto, stavo confondendo con Tomb Raider 3, poi. Se non altro, ragazzi, già qualcosa abbiamo fatto, ovvero è finita l'area principale, abbiamo sorpassato già l'area principale di questo stramaledetto livello, che proprio non sopporto. Non ho mai sopportato il teatro dell'opera, ma qui alle nostre spalle l'area che abbiamo appena lasciato. Oh, 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 qui ci toccherà una serie di salti e corsa. Fammi fare un salvataggio, perché ci sta che non mi riesca buona la prima. Come sapete, i miei casi di buona la prima sono assolutamente nulli. Ripeto tutto almeno due volte prima di riuscirci. Beh, oddio, no, in Serrant Evo Estival Versus buona la prima mi è capitato in tante missioni. Raramente ho dovuto rifare un video. Vai! Sorpassato il punto dei salti con grande maestria. Adesso qui vi conviene un po' di cautela, perché al termine di questo corridoio, ecco, qui ci sono già dei nemici. Ecco, ci bombardano di già. Ovviamente loro possono prenderci, ma noi non possiamo prenderli. Ah, ecco, me lo punta un po' là in lontananza, eh. Amico! No, niente, non viene fuori. Ah, ecco! Vai. Uno seccato, ma ce ne sono tanti altri da quel che mi ricordo. Però verranno fuori solo quando scendiamo. Salviamo quindi la nostra partita. E buttiamoci. Ecco, un cane. Questo è uno con la spranga di ferro. No, quindi poi è così tanto pericoloso. E lì un altro cane. Io mi ricordo ce n'era un altro con un'arma da fuoco. Però non sento passi. Ah, eccoli! Quello è quello con l'arma da fuoco. No, è l'altro! Vabbè, allora... Quattro piccoli, tre grandi. Prendiamo uno piccolo. Quelli grandi li devo tenere per la fine di questo il pezzo finale di questo livello. Sì. Ah, no, erano due con le armi da fuoco. Ma tu pensa un po', guarda che covo di... Ah! Oh, oh! Un altro medikit piccolo! Alla grande! Adesso, perfetto. Aggrappatevi da questa parte. No, aspettate, forse Lara deve... No... Allora, deve esserci un'altra parte. Ah, giusto, sì, ecco. Dobbiamo, ecco, fare un altro di quegli odiosi salti a terra. Lara, ci sai o ci fai, cazzo? Neanche sulla sporgenza salti adesso? Allora, ma questa è troppo ripida, quindi... Tocca fare un giretto così, ecco. No.
9 minuti. No, dai, che si può fare. Ecco, sì, perfetto, ci tocca fare un saltine, un saltino così in obliquo. Ecco, quando la cassa... No, 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 non ti muovere da quella parte, scema! Per una volta che mi viene bene una cosa e tu che rovini tutto. Qui sotto adesso, ecco, c'è un pulsante. Vai, Lara. Ah, ecco, però escono altri nemici. Pronte? Dobbiamo dar fuoco, far fuoco un'altra volta. Eccolo là. Ce n'è solo uno da quel che vedo. Lara, ma lo stai puntando? No, non lo sta puntando, ovviamente. Ce n'è uno lì in basso. No, ma è quello con la spranga di ferro, niente di che. Vai, vai, cazzo, è così vicino, dai! Ah, ecco! No, non lo punta. Troppo lontano per Lara. Oh merda, so per cadere dove c'erano i vetri! Vabbè, quello lo lasciamo al suo destino. Allora, andiamo qui. E sbarchiamo dentro il teatro dell'opera in una sola parte, perfetto. Via dall'altro lato! Che io non mi ricordo male, arrivavano dei massi qui adesso. Ecco, forse quando arrivavo qui. No. I massi non iniziano a rotolare, ragazzi. Quindi prima che venga un mega episodio troppo lungo, chiudiamo qui e ci rivediamo alla prossima. Ciao!